Music Fest 2022, siamo sulla Conrad della Sea Shepherd, siamo con Camilla Fascina. Vi raccontiamo questo splendido progetto musicale, Camilla, che state portando con questa nuova etichetta musicale della Sea Shepherd Music. Come è nato questo progetto? Tu ci si cita il primo giorno qui. Come è stato e come è nato questo progetto? Il progetto musicale dedicato a Sea Shepherd che sto portando avanti si chiama Coralie, e tutte le canzoni che io scrivo parlano di mare, sono dedicate al mare, e i diritti vanno all'associazione Sea Shepherd grazie a questa nuova entità che si chiama Sea Shepherd Music, che ora può potuto ricevere i diritti musicali, quindi dono i proventi musicali affinché le royalties diventino fundraising per supportare le giornate di navigazione in difesa della vita. Perché appunto Sea Shepherd va a salvare vite in mare, come? Con l'azione diretta, rimuovendo gli attrezzi da pesca illegali, andando a costruire i bracconieri, le canzoni, tutto il progetto è dedicato alla salvaguardia del mare e della vita, perché la nostra vita dipende dal mare, l'ossigeno arriva dal mare, è l'ossigeno che respiriamo, quindi avere un approccio al mare non solo diciamo turistico ma anche di consapevolezza. Cosa c'è sotto questa coperta blu? Degli esseri viventi che vanno protetti perché ci donano l'ossigeno che respiriamo. E questo è il messaggio che voglio portare avanti. La nostra vita su questo pianeta dipende dal mare ed è una nostra priorità proteggerlo, difenderlo, conservarlo. Il progetto nasce 2 anni fa quando io stavo suonando con la mia band rock dell'epoca, avevo una band rock dove facevo musica in inglese. Sea Shepherd era presente all'evento, hanno sentito il concerto e mi hanno detto portaci con te sui palchi, racconta la voce del mare, quindi diventa un megafono per raccontare quello che vedi in mare, perché io già avevo fatto un video sott'acqua, Underwater, Serendipity, e da lì dall'inglese siamo passati all'italiano e abbiamo presentato il primo brano interamente donato a Sea Shepherd, che ho scritto e scritto l'unica risposta, vi lascio indovinare, l'unica risposta è per noi il mare, la nostra unica risposta se vogliamo continuare a vivere su questo splendido pianeta. Grazie Camilla, quindi dove possiamo andare a trovare tutta la tua musica? Su Spotify, appena uscito, fresco fresco, live al Aeoli Music Fest, e su Spotify l'unica risposta, Coralie, a breve anche il video su YouTube. Ok, quindi ragazzi andate su YouTube, andate su Spotify, ascoltatela. Questa è la voce del mare, Coralie, in questo progetto, Camilla Fascina. Listen to Bad Radio. Grazie. Ciao Camilla. Ciao.